Ciao, io sono Raffaele Berzini, sono uno studente di magistrale in Information Bioengineering e oggi sono qua per raccontarvi qualcosa riguardo al NextCamp. Il NextCamp mi ha dato un enorme bagaglio sia di hard che di soft skills, di esperienze e di input per la crescita personale. Ho sicuramente migliorato le mie capacità espositive, spero, e di saper tradurre anche le idee che mi venivano in mente, sia accademiche che non, in progetti concreti e anche a parole. E al momento mi sta dando un sacco di opportunità per capire cosa mi piace e soprattutto come voglio modellare il mio futuro. Al NextCamp ho lavorato principalmente nell'ambito della computer vision applicato al mondo biomedicale, quindi classificazione e segmentazione di immagine tramite modelli di machine learning e deep learning. Così come l'esplorazione di qualche nuova architettura che magari non è ancora presente in letteratura. A questa ricerca ho anche aggiunto una spolverata, un pizzico di FPGA e lo studio di qualche approccio su come migliorare l'efficienza di appunto questi modelli di computer vision. Una delle esperienze principali che ho fatto all'estero grazie al NextCamp è stata la Next Group Conference a Boston, che abbiamo fatto a inizio 2023. Questa esperienza è iniziata con un bel po' di curiosità, ma anche con un pizzico di timore per le persone e i luoghi con cui mi sarei dovuto confrontare, ed è finita con un bel po' di soddisfazione, forse anche con un pochino di rimorso per non aver approfittato ulteriormente di un'esperienza del genere. Dal mio futuro mi aspetto di mettere in campo una buona fetta di tutto ciò che ho assimilato, imparato al NextCamp. E ora sto esplorando qualche nuovo settore, non direttamente correlato magari con il mondo biomedicale, ma grazie alla filosofia del Next sono sicuro che non smetterò mai di cercare, di provare nuove cose finché non sarò soddisfatto al 100%. Sicuramente consiglierei anche a voi di provare a fare un'esperienza all'interno del NextCamp. Innanzitutto ci tengo a precisare che non è vincolante, se si trova qualcosa che piace di più o non ci si trova bene con i progetti di ricerca che si fanno all'interno, si può tranquillamente interrompere questo percorso. Però sicuramente dal NextCamp si esce con migliori capacità comunicative, migliori capacità di gestire lo stress. Il laboratorio ti permette di vivere il poli in modo più che completo, andando al di là delle semplici lezioni ed esami. Si fanno tantissime attività, tra cui per esempio anche CrossFit e con l'opportunità poi di correre una Spartan Race, che insomma non è una cosa da tutti i giorni, e il tutto magari mentre segmenti qualche immagine biomedicale con un algoritmo di deep learning.